Oggi sto proprio nero. Ciao amici del canale Partenopei, siamo noi. La domenica oggi, questa domenica, era ormai tanto tempo che non vivevamo un post partita così amaro, noi tifosi del Napoli, è veramente amaro. Però quello che voglio dire è che oggi sto proprio nero, non è tanto per la partita di ieri, che anche durante la live, anche nel post live l'abbiamo analizzata, anche se ora ci ritorniamo. Però io odio profondamente quando partecipo a alcune trasmissioni, ecco, su Twitch, tipo CV o anche altre trasmissioni, che trovo degli emeriti che quando parlano dei tifosi del Napoli vanno sempre a generalizzare dicendo: voi napoletani già avevate il quarto scudetto in tasca, voi napoletani siete degli esaltati, voi napoletani così, voi napoletani così. A me girano i di una maniera incredibile. Ma tutto questo è colpa effettivamente di alcuni tifosi del Napoli. Mi dispiace dirlo, anche io sto su YouTube. Sono entrato su YouTube, lo voglio un attimo specificare, perché mio figlio Diego aveva questa passione nel fare video e quant'altro, e mi chiese: papà, vogliamo aprire un canale che parli del Napoli e quant'altro? E quindi va bene. Poi questa cosa non vi dico che mi è cominciata a piacere, quindi mi piace anche ecco, interagire. Però poi ho visto su YouTube un mondo, a me prima dell'avvento di Partenopei siamo noi, quasi sconosciuto. Cioè io guardavo YouTube per tutte altre cose, non per questo del mondo calcistico. Ho visto che effettivamente la maggior parte, per non dire l'80% degli YouTuber che si trovano in rete napoletani, pseudo tifosi del Napoli, che devo dire pseudo tifosi del Napoli, sono la rovina del calcio Napoli. Perché è normale che ci sia uno sfottò, perché il sfottò è alla base del calcio. Però io poi quando vedo alcuni commenti dove che vanno oltre a quello che può essere lo sfottò, e altri invece sfottò che ci possono anche stare, da una parte chi è che dall'altro lato mi fa lo sfottò? Lo capisco e va bene, fino a quando è uno sfottò normale. Ma quando si esagera, oltre all'ignoranza di chi è che sta facendo l'accusa, o in molti casi sta offendendolo in modo grave, io poi capisco queste persone che già sono limitate per me, che hanno questo sfogo per un semplice motivo, perché se devono vedere persone su YouTube, tifosi del Napoli, dove dicono: si è più forte, si è più forte, si è più forte, è normale che poi dopo, quando prendi le batoste, ti prendono in giro in quel modo. E non solo, vanno anche ad esagerare. O come qualcun altro che dopo tre partite: sono da io a Napoli, sono da io a Napoli. Come ormai mo mister Garcia, il problema della partita di ieri è stato solo di mister Garcia. Non ho detto che mister Garcia non ha problemi, ma solo di me. A me queste persone quando vanno a generalizzare dicendo: voi tifosi del Napoli, dicevo chi deve più forte, più merita, a me dà enormemente fastidio. Lo ripeto, è alla base dello sfottò, e lo sfottò ci deve essere e deve anche colpirti e farti stare, ecco, nervoso, perché quello poi, perché anche io quando vedo che o l'Inter, o il Milan, la Juve, la Roma, la Lazio perde, cerchiamo di fare uno sfottò. Ma per chi mi conosce, per chi è che mi segue sul canale, sa come sono. Detto questo, quindi chiusa la parentesi con questi pseudo tifosi del Napoli che troviamo su YouTuber, che io mi dissocio assolutamente, è anche un po' lo specchio della società di Napoli, no? Quello che non ci dimentichiamo, quello che è successo in questi giorni a Napoli. È inutile che noi diciamo sempre la solita cosa: ma quella poi è una piccola parte. No, non è vero, non è una piccola parte. Io sono napoletano, cresciuto a Napoli, amo la mia città fino all'ultima goccia di midollo osseo che ho dentro di me. Però non possiamo nasconderci sempre dietro un dito dicendo una piccola parte. Non è che un murales di Maradona o una metropolitana fatta come si deve ha risolto tutti i nostri problemi. A Napoli abbiamo tantissimi problemi, e il problema più grande che ci sono a Napoli è soprattutto una parte della popolazione che non vuole bene alla città. È vero, la maggior parte, sia quella Napoli bene, non parlo solo delle persone ricche o aristocratiche o di un certo livello, ma anche nei quartieri popolari.
ci sono tantissime persone per bene, io lo so che siamo di più. Il problema è che quelli là che invece non sono per bene, ne sono tanti, e rovinano il nostro nome. Come rovinano poi anche nel calcio, quei quattro coglioni, tifosi del Napoli o pseudo tifosi del Napoli, fanno fare poi un erbo un fascio di tutti i tifosi del Napoli. A me questa cosa sta dando un enorme fastidio. Scusatemi lo sfogo, ma ci voleva. Voglio parlare ora un attimo della partita. Un Napoli che nei primo tempo, ma anche l'inizio del secondo tempo, ha dominato la Lazio. Come ho detto ieri, nel primo tempo c'è stata una grande differenza tra noi e Napoli, tra noi e la Lazio. Che la Lazio ha un portiere e noi no. Io non voglio dare tutte le colpe a Meret, perché ieri è stata la colpa di tutta la squadra. Ma porco diavolo, quel passaggio, quel tiro di Luis Alberto con il tacco sul tuo palo, con quella velocità non puoi farti segnare così. E anche sui due gol che sono stati poi tolti per fuorigioco, che anche lì è tutto dire, perché fuorigioco c'è sempre da vedere. Lui già era a terra prima ancora che tirasse l'attaccante. Quindi, caro Meret, svegliati. Che poi ieri è stata tutta la squadra nel secondo tempo ad andare male. Parecchi dicono: ma noi la difesa. Signori, il Napoli con la Lazio ha perso anche l'anno scorso. E l'anno scorso avevamo Kim e Spalletti. Anzi, vi dico di più, l'anno scorso la Lazio ha meritato più di quest'anno. Io con questo, vi ripeto, voglio aspettare, prima di dare affrettate, dire no, ma Garcia non è buono, quello non è buono, l'altro non è buono, Juan Jesus non è, voglio aspettare un poco. Perché poi è vero che il Napoli nel secondo tempo imbarcava molti palloni, cioè veramente poteva subire una goleata, ma è pur vero che il Napoli doveva recuperare il risultato, quindi era normale che pressava così alto. Hanno giocato male, c'è stato un calo fisico incredibile e poi è subentrata una grande Lazio, ma soprattutto un grande giocatore. Luis Alberto, quando è in giornata, quando fa quelle partite, ragazzi, è uno dei migliori centrocampisti al mondo. E non lo dico da oggi, lo dico da sempre. Luis Alberto, tanta tanta roba. Come ho detto ieri anche in live, ha preso il Napoli e l'ha portato a scuola. Quindi complimenti alla Lazio e complimenti a Luis Alberto. Con questo voglio dire... E se le parti erano invertite, esempio, nei primi 60 minuti grande Lazio, però poi Napoli vinceva 2-1 come ha vinto la Lazio, molti mi avrebbero detto: ma il Napoli è stato fortunato, ma il Napoli non meritava di vincere. Io non voglio cadere in quella trappola, in quel tranello, e dico che la Lazio ha meritato di vincere. Ma se nel primo tempo Napoli avesse chiuso il primo tempo 2, anche 3-0, io sono convinto che la partita era tutt'altra. Detto questo, domani ragazzi faremo il format, daremo i voti alla giornata calcistica come abbiamo fatto l'altra volta. Ancora scusatemi per lo sfogo se a qualcuno ha potuto dare fastidio, però io così la penso. E sono stato abituato da piccolo a dire quello che penso, sempre con la dovuta educazione, cose che molti non hanno. Non tutti i napoletani sono siamo più forti, oppure No, ci sono tantissimi napoletani, la maggior parte che non si mette davanti a uno schermo come faccio anche io, perché forse saranno anche più seri di me, che stanno soffrendo all'interno, ma sono razionali, non degli emeriti come parecchi che vedo sul web. Ancora scusate del mio sfogo, iscrivetevi al canale ragazzi se vi va, ricordate che vi voglio bene e poi come sempre forza Napoli.